In occasione della 41esima giornata mondiale dell'ambiente, a Roma, presso la Camera dei Deputati, nella sala colonna di Palazzo Marini, l'onorevole agropugliese Sabrina Capozzola ha organizzato la conferenza L'uomo appartiene alla terra o la terra appartiene all'uomo, con importanti scienziati italiani, a cui hanno preso parte gli studenti delle scuole superiori di Agropoli, classi terze e quarte, del liceo classico e scientifico Alfonso Gatto, dell'istituto tecnico Gian Battista Vico e dell'istituto professionale De Vivo. Al termine delle conferenze, la premiazione dei migliori elaborati svolti dagli studenti stessi in merito al rapporto tra uomo e natura. È nata perché ci si è resi conto, soprattutto in un momento storico come il nostro, che c'è bisogno veramente di imparare a vivere e di imparare soprattutto a rispettare la nostra terra, di imparare a capire quali sono i nostri legami e soprattutto come in questo concorso al quale io ho dato vita. Abbiamo proprio esposto un quesito, e cioè la terra appartiene all'uomo o è l'uomo che appartiene alla terra? Sfatato questo mistero, che non è detto che venga sfatato perché non tutti sono concordi, credo che ciò che in realtà poi è emerso è che c'è bisogno di un grande rispetto prima di se stessi e poi automaticamente di chi ci sta vicino e dell'ambiente in cui viviamo. Nasce dalla voglia di poter sensibilizzare i giovani che sono il motore del futuro. Nasce dalla voglia di poter riportare i giovani vicino non solo alle amministrazioni, ma anche a tematiche così importanti che però purtroppo hanno bisogno di queste iniziative e non dovrebbe essere così, dovrebbe essere una cosa automatica, dovrebbe essere una cosa spontanea. Non lo è, ma non importa, nel senso ne prendiamo atto e continuiamo comunque la nostra voglia di portare in giro la cultura del rispetto dell'ambiente.